Giornata abruzzese per il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e per il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Teramo è stato il teatro della visita della Lorenzin a sostegno del candidato alla Camera per la lista civica popolare Giorgio D'Ignazio. Presente anche il deputato uscente Paolo Tancredi, il candidato PD all'uninominale Sandro Mariani e il sottosegretario Federica Chiavaroli. Il ministro ha puntato l'attenzione anche sugli ospedali abruzzesi, lo ha fatto parlando nel pomeriggio da Lanciano, proprio dell'ospedale Frentano, ma ampliando la visuale anche a larga parte del territorio regionale e annunciando l'apertura di 5 nuovi nosocomi. È tutto fatto, sono molto contenta, abbiamo fatto un ottimo lavoro perché oltre ad avere i 3 nuovi ospedali, liberando le risorse anche per quelli che hanno avuto invece la possibilità del rinnovamento della messa a norma in base ai fondi per l'edilizia per i terremoti, siamo arrivati a 5 ospedali in Abruzzo, credo che sarà veramente un'ottima notizia da cui scaturiscono immediatamente le gare per le nuove costruzioni. In serata, sempre a Teramo, è stata la volta del deputato pentastellato Alessandro Di Battista. Folla per lui in Piazza Martiri, incontro con i candidati nei collegi teramani, attacco alla politica di professione e ritorno sulla questione banche. 5 miliardi sono finiti a Intesa San Paolo, che si è beccata 5 miliardi di quattrini di tutti a fondo perduto per potersi comprare, cioè, altrimenti non si sarebbe neppure comprate, le parti buone di 2 banche, Banca Veneta e Popolare di Vicenza, sventrate da banchieri senza scrupoli con la compiacenza della politica. Schierarsi non è facile in un paese democristiano come questo. Però schierarsi ti cambia la vita, ti senti meglio. Sul fronte della sinistra, giornata tutta abruzzese, anche per il candidato di spicco di Liberi ed Uguali e presidente della regione toscana, Enrico Rossi. La sinistra che si impegna a combattere le ingiustizie, ne abbiamo tante. Innanzitutto questo impoverimento dei ceti popolari, difficoltà a trovare il lavoro precario, l'impoverimento dei lavoratori dipendenti con gli stipendi che non bastano più a una vita dignitosa, non bastano più a mandare i figli all'università, ma anche i ceti medi, le partite IVA che sono arretrate, che hanno incertezze per il futuro. Insomma, il mondo non può essere questo e l'Italia non può essere questa. Negli ultimi anni quello che abbiamo perso è il collegamento con i cittadini e quindi anche la conoscenza dei problemi e quindi anche il trovare soluzioni adeguate. Quello di Liberi Uguali è un tentativo che andrà anche oltre il 5 marzo, il tentativo di ricostruire attorno ai temi del lavoro, appunto del sociale, della sanità, attorno al tema della dignità delle persone, che poi è un tema trasversale, una politica che sia una politica diversa. Attacco frontale invece all'ANPI del segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, presente a Pescara, alla presentazione dei candidati abruzzesi per le elezioni del prossimo 4 marzo. Non mi sembra, per motivi anagrafici, possa più comprendere degli anziani partigiani. Oltretutto non è che ci raccontano le pagine della loro storia, loro vengono solamente a infastidire movimenti come il nostro, non ne capiamo la funzione. Quali sono i punti cardine del vostro programma politico? Ma io direi che sono 3, se andiamo a vedere. Il blocco dell'immigrazione con un rimpatrio di probabilmente immediato di almeno 1,5 milioni di clandestini che non hanno né arte né parte qui, che non sono rifugiati, che non hanno lavoro, che hanno commesso crimini. E poi un grande sviluppo demografico. Se l'Italia non torna a fare figli è una nazione finita. Poi la sovranità. Dobbiamo riacquisire sovranità non solamente dal punto di vista territoriale, è l'Italia dalle profonde radici cristiane, romane, greche, cioè l'Italia che effettivamente può ancora resistere a questo grande assalto dei poteri forti che la vorrebbero distrutta.